Non come la dottoressa Zoalla, mi dà letto dal giorno e dal giornale, perché lei è andata a studiare la storia della famiglia e mi hanno consigliato di lasciare subito il paese di tre mesi e accorgere le intenzioni di Stalin, ma Gheddafi vuole che nessuno sa che la Libia era una monarchia, prima italiani, ebrei, greci, storia della Grecia, maltesi, tutti diventano insieme. Come una famiglia, una famiglia, e c'è che si stava al rispetto delle religioni, di tutti quanti che vivono insieme. Invece mi dà, quando è venuto, l'ha cancellato tutto, la bandiera e tutta la storia. E io, come la dottoressa Sanz, sono sempre andato via lì, dalla Libia, all'inizio sono venuti in verità dopo il colpo di Stato. Cinque minuti, me l'ha detto la famiglia, se volete limitare la mattina. Allora io pensavo che andavo in galera, pensavo che da Bengasi a Bengasi, e poi come voi sapete, tra Bengasi e Tripoli ci vuole un'ora per vedere. Nella macchina direttamente all'aeroporto. Siamo io più grandi, poi altri quattro più grandi. Siamo saliti sul legno, pensavamo che andavamo oramai in prigione, pensavo il fratello mio più piccolo, che voglio possibile. Asce, dove stiamo andando? Io adesso che dovete a pensare, dovete essere uomini, perché pensavo la galera, perché Tripoli, dove sta la galera, dove mettevano tutti i politici. Invece il fratello, saliti, sono venuti due ufficiali, ecco i passaporti, voi siete andando in Italia. Pensavo che come sono. Invece dopo sono venuti l'assistente di volo, ospedale d'Italia, scusate ma perché noi siamo da che siamo un'ora aspettando con la sua tutta la città, che si è in volo dal visitante, perché noi siamo un ex membro. Membri della famiglia reale, ma questo mondo dove sta andando? Perché pensavamo andare a Tripoli tre giorni. E in Italia, allora come la doccia fredda, siamo come voi, siamo qua in Italia, ancora stiamo aspettando l'intervento d'Italia, che lo vediamo, adesso sono 50 anni, e con tutto il rispetto per voi, ringraziamo che siete venuti voi, tutti i tuoi che avete parlato. Ma ancora stiamo aspettando un intervento serio, perché la Libia, come dire, è tornata alla bandiera. Io, quando si è scoppiata la rivolta nel 2011, io pensavo oramai la Libia non ritorna più. Mia moglie, che è un'italiana, allora mi ha chiamato, Asce, viene a vedere una persona per la bandiera della monarchia e la forza del nome. Allora io mi sono commosso perché non pensavo mai di vedere questa cosa. Vabbè, tutti contenti, pensavamo di oramai di cosa si sistema. Invece oggi vediamo, come tutti i libici, come sentivo anche ieri, ho parlato, mentre noi siamo interlocutori, stiamo guardando. Spettatori, se stanno facendo le guerre, gli americani da una parte, francesi dall'altra, e adesso vediamo anche la Turchia che arrivano sul bacino. Noi siamo, la Libia è un prolungamento dell'Italia, la storia, dal tempo di Alumani. La Libia era una provincia dell'impero romano. Poi c'è stato il legame con l'Italia. Due, anche la Libia ha prodotto un Settimio Severo come imperatore conosciuto al tempo dell'impero romano, il figlio Caracalla, tutti, insomma, ci sta il legame con l'Italia. Non lo so, non si sa, ci vuole un po' di serietà, l'intervento serio. Non vogliamo fare oggi, siamo qua, non vogliamo fare come l'incontro di Palermo.
speriamo. Eccoci, abbiamo il vostro collega, il ministro Di Maio, che lui è più sale dell'estero. Noi siamo pronti. Io parlo, vi saluta anche il mio cugino Mohammed Hassan Idwin, si vuole l'erede al trono. Io sono il cugino, ma insomma lui che è pronto di ritornare in Libia e di fare la sua parte, insomma. Stiamo aspettando. E un'altra cosa, ve le voglio dire, il cugino Mohammed, la sua tata è una italiana. Allora, io una volta vi racconto un piccolo episodio. Un po' di mesi fa è venuto a Roma, io sono andato con il mio amico Antonio. Dove sta Antonio? Ah, ecco, sì, mio amico Antonio. Siamo andati, l'hanno chiamato, Asci, vieni all'improvviso. Allora, Antonio, vieni con me. Allora, Antonio era, ma io vengo, io non l'ho visto mai, può darsi un incontro privato. Allora, lui, quando ha incontrato Antonio, l'ha presentato, guarda, ma Antonio è dell'italiano, italiano. Io mi ha detto, ma hai fatto il regalo più grande della mia vita, perché io c'avevo una tata italiana al tempo quando è successo il colpo di Stato ai Gheddafi, e insomma, c'avevo tanta voglia di incontrare, perché che fanno parte della storia della Libia, gli italiani, gli ebrei, erano tutti insieme, insomma c'è stato il massimo rispetto. Anche lei una volta andato vicino a Cirene, la città di Cirene, Beda, e la mattina